Eccoci qua, vediamo adesso il resoconto di resoconto gara. Vediamo Triathlon Sanremo. Sanremo, innanzitutto siamo arrivati lì, il diluvio universale c'era. Quindi resoconto gara dal punto di vista di un amatore, quindi non è che voglio dire quanto sono figo, ecco, ci tengo a dirlo questo. E quindi andremo a vedere parti critiche della gara e commenti tecnici. E diluvio universale, quindi arrivo lì, pensavo e ci siamo detti la gara non verrà fatta, invece no, nonostante che diluviasse, che la zona cambio, certe bici c'era l'acqua fino a quasi al movimento centrale, e hanno fatto partire la gara. Effettivamente poi col senno del poi la frazione di bici non è stata così pericolosa, quasi nessuno è caduto. Il nuoto invece è stato abbastanza particolare, perché si notava nel porto di Sanremo e quindi era un po' di mesi che non pioveva, era la prima pioggia dopo tanti mesi, e i canali che buttavano l'acqua nel porto praticamente secondo me hanno portato di tutto, da carcasse di animali morti a putrefazioni. L'acqua veramente puzzava in maniera incredibile. Il giudice gara è andato dal medico, il medico ha detto ma sì, la gara si può fare, e al massimo gli atleti potranno avere un piccolo mal di pancia. Infatti io sono ancora qui da 10 giorni con questo mal di pancia, con questo fitto allo stomaco che non capisco cosa sia, un po' al fegato che non capisco cosa sia. Comunque, nuoto bello, con 3 giri, con uscita dall'acqua e tuffi da grandi altezze. Diciamo, io ho preferito non tuffarmi, facevo diciamo il tuffo alla bersagliera per evitare di perdere gli occhialini, però bello, le boe, non ho trovato traffico alle boe, sono riuscito a nuotare abbastanza facile, abbastanza in scia, insomma non è stato così problematico il nuoto. Zona cambio invece c'era tanta acqua, le scarpe piene d'acqua di chi non aveva le scarpe forate, e via, si partiva per questa frazione di Sanremo con i primi, diciamo, metà gara in pianura, quindi era importante il gioco delle scie. Sono entrato in un gruppettino di giovani, io vecchio chiaramente, non ho più la gamba di una volta, e infatti siccome avevo avuto la fortuna di andarmi a guardare il percorso i giorni prima, i pezzi un po' critici mi sono messo davanti. Mi sono messo davanti e li ho presi davanti, ho detto così almeno, visto che qua so che ci sono curve e difficoltà, le prendo davanti. E la salita della cipressa per me è stata già difficile, perché i più forti sono andati via, io non, una volta facevo il bello e il cattivo tempo in bici, adesso non è più così. Sono rimasto indietro, ho trovato uno, mi ha portato fino a giù in scia e poi in discesa sono rientrato. Diciamo che frenando il primo, secondo, due, i freni non frenavano perché c'era il pattino bagnato sul cerchio e quindi la frenata andava inizialmente lunga, ma poi c'era andava in presa, la ruota frenava bene, quindi staccatoni, anche perché mi attaccavo veramente ai freni con tutta la forza. Non sgommano, non ho rischiato, insomma staccata decisa, e la curva la prendevo tranquilla, però in discesa c'erano dei cadaveri, gente che veramente veniva giù ai 2 all'ora. Io venivo giù prudente perché l'asfalto della Liguria è un asfalto particolare, quando passano un po' di mesi che non piove si forma una pattina, una schiumetta, e l'asfalto è molto viscido e pericoloso nella prima pioggia, ed è pericolosissimo perché quasi quasi non si sta in piedi addirittura. Invece dopo un po' che piove, dopo un po' che ha piovuto, l'asfalto era lavato e si stava bene. Pezzo da cipressa al poggio, pezzo in pianura, di nuovo sono riuscito a stare, si è formato un gruppettino, siamo stati assieme, e pericoloso a un certo punto nel passaggio della pista in qualche passaggio, perché c'erano dei paletti in mezzo alla strada, dei paletti a un metro uno dall'altro non segnalati, e quindi quando arrivi a 40 all'ora e trovi dei paletti in mezzo alla strada pedonali, ti viene un po' il ghiaccio alle vene, il freddo, il gelo alle vene, perché se prendi un paletto di quelli ti distruggi. E va bene, è iniziata il poggio, mi sono staccato subito, non ce la facevo proprio, il gruppo è andato via, e anche in discesa non sono riuscito a rientrare, poi fino a zona cambio sono rimasto da solo, ma va bene così.
la corsa è quella che è, una volta anche di corsa andavo forte, ma adesso una serie di infortuni non mi permettono di correre. Comunque a 50 anni non c'è più, ho visto nessuno che fa dei tempi stratosferici di corsa, anche perché quando uno inizia un pochino a correre si rompe. Problema lì a Sanremo, si sono dimenticati di mettere l'acqua, quindi non c'era rifornimento d'acqua né in bici e né di corsa, quindi tutta la gara senza acqua. Però fortunatamente avevo due borracce in bici, che di solito ne porto una sola. Prima di scendere a piedi avevo bevuto e quindi sono riuscito ad arrivare all'arrivo senza grossi problemi di idratazione. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo resoconto gara.